Eccoci a Saronno, Antonio. Ma noi siamo, ci ha invitato l'associazione Isola che non c'è di Saronno. Noi siamo un'altra associazione, facciamo cultura anche noi, ci chiamiamo Associazione Voci di Mezzo, perché ci piace pensare che le voci che fanno l'armonia sono quelle che cantano nel mezzo, ma anche che la gente che conta in fondo è quella magari meno visibile certe volte nei grandi circuiti, e noi facciamo cultura e ricerca oltre che cantare da più di 10 anni, ricerchiamo canti della tradizione popolare, politica, e ci divertiamo stando insieme, ma anche discutiamo spesso, vero? Poi bisogna aggiungere anche che noi cantiamo anche durante i cortei di piazza, veniamo chiamati per animare delle manifestazioni comunali, tutte quelle manifestazioni in cui c'è bisogno di dare voce, dare spazio a quello che è il canto popolare, noi veniamo interpellati, quindi siamo praticamente presenti da parecchi anni e lavoriamo molto seriamente preparandoci, perché quello che vedete qua è il lavoro di parecchi anni e di persone che passano e attraverso la loro conoscenza e il loro apporto costruiscono praticamente quello che sta diventando questa associazione. E siamo stati in tanti posti a cantare, ma siamo molto contenti di essere a Saronno oggi. Siamo stati in Francia, in Svizzera, ci hanno invitato, ma con un'accoglienza così. Sì, è vero, sono stati speciali, cioè sono gentilissimi questi signori di Saronno. Quindi grazie Associazione Isola che non c'è, grazie Saronno e viva le voci di mezzo. Liga!
Yeah.
quindi a fine agosto. Ma come vedi? Non siamo esperti, non sanno. Vediamo se si sente bene, perché la ricetta di che cosa. Ma chi è lei? Mi impressiona tutta questa. Questa signora che ha ripreso. Ho capito, ma chi lei? Tutti i rendimenti. Ma chi lei? Chi lei? Allora, Graziella, allora tutti hanno noleggiato la tua torta. Ma davvero? Io le ho già mangiate anche altre tue, so che sono buone, ma questa pare che abbia, hai superato te stessa. Per cui, sapendo la tua reticenza a rilevare i segreti, vorrei proprio chiederti di dare la ricetta. Allora, non puoi ricetta, dirci di no. La ricetta senz'altro non si dà, perché tutte le volte viene cambiata. Io non me la ricordo, l'ho fatta qualche giorno fa. Cioè, però penso che la cosa importante sia dovuta alla bontà della frutta, cioè i lamponi freschissimi colti stamattina e posati direttamente sulla torta, in un'area dove ci sono ancora le lucciole, quindi praticamente una zona incontaminata. Ma che brava che Graziella, questo penso che sia veramente l'ingrediente principale, ma non per insistere, la base è la classica torta, per cui il segreto è proprio solo la frutta? No, no, il o segreto c'è qualcosa? È una cosa più complessa, però posso dire che questa volta ho usato per il mascarpone il migliore, quello della marca migliore, forse anche questo che è, ho pagato, anzi me l'ha preso il mio vicino, non potevo uscire ieri, e ha preso questo mascarpone Granarolo, mi pare, in capitale, che è la base, che è la base. Però la qualità, posso dire che le uova erano di quelle piccole, non di gallina. Ah, americanella. Quelle dell'americanella, due dell'americanella, ecco, e questo posso, cerco di stare indietro con lo zucchero e siamo qua. Perché voi non sapete, ma lei vive in mezzo al bosco. Per cui questi lamponi raccolti da lei sono proprio raccolti in situazione straordinaria. Chiedi se le uova sono tuorlo, oppure se sì, intere. No, tutte, prima si lavorano. Anche perché sono già piccole. Sono piccole, sì, è vero. Però in effetti penso che abbiano avuto la loro parte, perché è vero che bisogna scegliere gli ingredienti di buona qualità. Vabbè, comunque, grazie per aver fatto una bella torta. Grazie a voi. Com'è? È venuta? Questa era dietro un po' lei che parlava, Vabbè, non si sentiva, perché, si sentiva male. No, perché è bello che sia una cosa, ma lui mi ha fatto impressione, perché sembrava una che parlasse già in televisione, l'ho vista che padroneggiava i mezzi, invece lei mi sentivi proprio così il punto rosso, lei dietro che non so chi è, e allora mi senta, un po'. Senta, una formalità, questa intervista fatta dalla signora va sulla web TV Piero da Saronno. Lei è d'accordo? Sono più di lui, se sei d'accordo che venga. È la liberatoria, la liberatoria. Sì, la privacy. Per la privacy. Ah, oh mamma. Me udino, devo stare schiscia, non devo dire a nessuno. Allora, lei comincia a dire lei sì. Sì, sì, per me va bene, ma mi permetto di dire sì anche per la Graziella. No, devi dire ritengo. Vabbè, ma mi paura, dopo mi disturba nella mia privacy, nel mio bosco. Sto registrando, dai signora. Dai, sto registrando. Dì sì, dai. Sì, sì, io no. Non posso dire di no, cosa fate? Ecco, sì. Ma bravo, sì. Ha visto che espressione triste? mi sento così. È un po' di tempo che vivo, è un pecca della vecchiaia. Vivo queste cose come un'invasione, come una sopraffazione. Una violenza, brava. Ecco, vivo queste cose. Devi viverla come. No, basta adesso. Mi devi dire sì o no? Ma sì, dai, grazie. Grazie. Pubblico, tutta che ti ha chiacchierato la pubblica.